Senti questa. Ammazza e vocio. Ritmo. Dobro jutro, dottore, buongiorno. Che c'è? Vado dal maestro Paolillo. Sta male? Dice che ha 39, vado a vedere. Lo faccia riguardare. Per carità, venga a letto. È vecchio, è di salute cagionevole. Gli dia un tubetto d'aspirina. Avanti. Scusi, signor direttore, c'è il maestro impallato. Perché gli hai detto che ci sono? Perché? Ti avevo avvertito, no? Dobro jutro, dobro jutro. Disturbo forse, signor direttore? Grazie. Ho impallato, ma io non l'avevo mica mandato a chiamare. E se aspetto che mi chiami lei? Senza offesa, signor direttore, 2 giorni di supplenza in 4 mesi, ovvia. Io, per me, quando qualche insegnante è ammalato, mi assoggetto a convocarla. Che posso fare se stanno tutti bene? È qui che la volevo, signor direttore. Oggi non stanno tutti bene. Il signor maestro Paolillo Carlo, 3B, sta male. Sì, io non ho ricevuto comunicazioni. E poi aspetti di essere chiamato, scusi. Mi permetta, signor direttore. Ex combattente sul fronte albanese montenegrino con i reparti alpini. Fin da lontano 1947 io presentai domanda al provveditorato agli studi che mi inserì transitoriamente nei ruoli di supplenza. Lo so. Dico transitoriamente, signor direttore. Sto transito dura dal 47. Se io per transitare dalla supplenza a una cattedra fissa ci metto 10 anni, signor direttore. Ma io non sono il provveditore, che c'entro? Forse sarà perché lei ha conseguito il diploma nel periodo bellico, quando lo davano con molta facilità. Io ho servito la patria, signor direttore. Tra un combattimento e l'altro, io studiavo. E va bene, lo vado a dire al provveditore. Chi lo devo dire, scusi? Avanti. Signor direttore, se vuol fare l'ispezione, la classe è pronta. Grazie, vengo subito. Signor direttore, ma come? Quella è del settentrione e fa la maestra qui nel mezzogiorno. Va bene, di Trieste, ma io aspetto da 8 anni e sono di Roma. Io ho tutte le carte in regola, signor direttore, e sono molto preparato. Perché oltre all'italiano io so il francese e ho una certa padronanza dell'albanese e del montenegrino. E questo che c'entra con l'insegnamento elementare? Tanto per chiarire, signor direttore, io nel mio insegnamento privato ho inserito anche questi idiomi che sono molto utili. Infatti i miei alunni, che non hanno ancora raggiunto l'età per i corsi regolari, sono molto più avanti di quelli del maestro Paolillo. E se la malattia perdura, come io spero, signor direttore, le farò vedere come preparerò quei demonietti. Il maestro Paolillo è qui. Ma come? Lei ha la febbre a 39? Sì, signore, ma in 27 anni di insegnamento non sono mai mancato. Presente, direttore. Bravo. Ma non faccia l'eroe, che lei ci rimette la pelle. È cagionevole, signor direttore. Questa attacca la febbre a tutta la scuola. Io ve lo dico e poi fate come vi pare. Sì, noi facciamo come ci pare. Sì. Vada, impallato. Io vado. Vado. Pur di stroncarmi una carriera, voi non avete paura neanche delle vite mie, vero? Oh, sogno, ti orgoglio! Vada! Maligno! Ma che fa sto maligno? Ma
Oh, finalmente, mezz'ora che aspettiamo. Oh, buongiorno, belle signore, buongiorno. Oggi facciamo lezione all'aperto, che è una bella giornata. Ma lo sai che ore sono? Ebbè, lo so, ma io non c'ho l'orologio, scusa. Ma c'hai la funzione, prega per me, pregate per... Oh, brave mammine, brave, mettete qua le bagnottelle, vitamine, insaccate. Nutrite il maestro dei vostri figlioli, che Dio vi benedica. Domani gli porto qualche cosa. Ebbè, figliola, domani, pure ieri mi ha detto la stessa cosa. Andiamo in fila, ciccione, tacità, che sudi. Mamme, all'una riprendete i vostri figlioli, che io non rispondo buongiorno, di loro, maestro. Io li leggo, li leggo. Stamattina gli ho dato una purga, sta un po' ingombrata. Ah, la purga a casa allora, Figlioli, attenti al maestro. Io lavoro in tipografia. Ebbè? E se no perché la affida a lei? Ebbè, la affida a me, ma non mi paga, so già 10 giorni che io ammaestro suo figlio. 10 giorni, si dico. Stasera riporto 2 pacchetti dei nazionali. Come 2? So 3, 6 lezioni, so 3 pacchetti. Vero Gigetto, dilla papà, so 3 pacchetti, 6 lezioni. Va bene. Facciamo 3. Stasera devi incassare. Senz'altro, avanti Gigetto, vai in fila con gli altri, che sei in regola. Avanti in fila, figlioli. Per 2 non mi fate arrabbiare. Attie! Signorina Egle, come mai così presto questa mattina? Come mai? Cosa fate? Cosa guardate? In fila, bambini, avanti, march! Andiamo per prati questa mattina, allegri ragazzi! Vediamo le vestigia dell'acquedotto di Claudio. Pure io mi chiamo Claudio. E chi se ne frega, sta zitto quando io insegno. Non è ancora ora di ricreazione. Andiamo ragazzi, venite. Venite a me da presso. Vediamo qui questa pietra di forma esagonale, propria dell'antica pavimentazione romana, detta anche opus incertum. Ma quella è in sercio. Sì, antico però. Una vestigia del passato. Oh, prendiamo questo sassolino. Vedete? Ho propriamente breccola, osserviamo negli strati. Sapete che dagli strati noi possiamo scoprire l'età? Fate circolare, fate circolare. Osservate bene gli strati, bambini, eh? Oh, è Callia, eh? Ah, benissimo. Ci siamo, ragazzi, eh? Ci siamo, sì? Sì, non mi sono sbagliato. Eccola qua. Queste cicorie, vedete? Bambini! Correte, bambini! Eccoci! Bambini, vedete questa piantina? La vedete? Queste cicoria, pianta commestibile, vedete? Osserviamone la struttura. Guardate, butta giù le mani e te dai una mano, sa. Ce n'è dappertutto, cercatele e portatemela qui. Sì, bambini, correte. Sì, sì. No, questo è trifoglietto. La cicoria, ho detto. La cicoria, osservate che voi. Un'altra volta. Vai laggiù, va. Va là dietro. Ma pure tuo padre con sta purga. Avanti, questo è figlioli. Buono, signor maestro. Tenga, portatemi maestro. La cicoria. Ecco l'insalatina, signor maestro. Oh, Dobrotago, Dobrotago, che in montenegrino vuol dire molto bene. Dobrotago, Dobrotago. Questo è niente, Dobrotago. Questa non è buona. Queste sono le orecchie d'asino. Quella buona è quella come la niente. Mia. Cicori, ho detto. Queste altre erbe non sono commestibili, bambini. State attenti. Cali? Cali? Shhh. È molto che questa voce non giungeva alle mie orecchie. Voce soave, fresca e giovanile. Oh, guarda com'è procace. Ma è una gallina. Già, è un pennuto da cortile. Circondiamolo, figlioli, circondiamolo. Ha detto che facciamolo scappa. Scappare. Venite dall'altra parte, prendetemi, venite, figlioli. Oh, questo è detto propriamente pollo. E può anche essere pollo arrosto, pollo alla diavola, pollo alla cacciatora. Eventualmente anche pollo in fricassea, alla romana, allo spiedo, Montenegrino. Oh, dobroiuto, fattore, dobroiuto. Che hai detto? Buongiorno in Montenegrino, vero? Sì, ma qui che fai? Io insegnavo, figlioli, questo pennuto da cortile. Qui non insegni proprio a niente perché la gallina è mia. E se non te ne vai ti faccio un grugno così, hai e capito? Che ignoranza è vera, vamo, ci sono andiamo. I bambini innocenti, ci sono. E poi dice che è un paese civile questo? Già, te lo dico io. Andiamo, bambini, andiamo, lasciamo il pennuto a questo bruto. Chiedete il pennuto.
Sì, sì, me la tengo. Pennuto, e poi dice che c'è la libertà, vero? Già, ma vattene a destra, va. Non si può neanche spiegare un pennuto. Gigetto, andiamo, bambini, andiamo. Gigetto! 1, 2, 1, 2, a posto allineati, fuori la voce, cantare tutti, pronti? 1, 2, 3, via! L'uno del rosso, c'è una biondina, lei la rovina, lei la rovina. L'uno del rosso, c'è una biondina, lei la rovina, deve essere qui per compagnia, non la coloni. Non voglio dottori, non voglio dottori, e vedo mi parla come una strada. Minasta, minasta, cassi del bon. Sul monte bianco c'è una monoletta, lei la disetta, lei la disetta. Sul monte bianco. E tu perché non canti? C'è ancora non c'ho le parole. Somaro. Lei la disetta, dei vecchi figli se son pallida, non la colori. Lascio i miei fiori al vento, lascio le foglie al mare. Ragazzi, Dobbertek. Bravo, bravo, studia, studia. Ho fame. Tira la coda al cane che ti dà pane e salame. Questa è frittatina con la cicoria. Ma che poi? Hai preso la purga, devi stare a dieta, no? Piuttosto, tuo padre che fa che non ti viene a prendere? Sono le due, oh. Io ho degli impegni, sa. Stai qui, io vado a telefonare in tipografia. Prego, signora. Ah, mi raccomando il godè, signora, che sia molto, molto ampio. Stia tranquilla, a dopo domani, arrivederla. Grazie a lei, signora. Signora Bella Dobroiutro, buongiorno, disturbo? Posso fare una telefonatina? Che scocciatore. Ah, signora Bella, a proposito, la signorina Egle come sta? Benissimo, ringraziando il Dio. Piuttosto si sbrighi. Facci un minuto, signora. Mi sbrigo subito. Tipografia, tipografia. Pronto? Tipografia Lucari? Il signor Giovanni degli Espositi. Non è venuto? Questa mattina? No? Grazie, ma guarda che mi doveva capitare. Beh, e adesso che si fa? Che si fa? Niente, no? Ha telefonato, mi pare, no? Sì. Signora, questo suo atteggiamento ostile, io non lo comprendo. Siamo coinquilini, in fondo non sono il primo venuto, no? Infatti, è venuto troppo spesso qui. Ma non ha ancora capito che mia figlia è una ragazza seria con un avvenire sicuro. Perché? Io non sono un ragazzo serio con un avvenire sicuro. Che mi manca, scusi? Non ho un difetto, diplomato, maestro. E che il diamine, vogliamo scherzare? Senta, senta, abbia pazienza, no? Che adesso da fare. Abbia tanta pazienza. Vado. E mi deve 25 lire per la telefonata. Me la segna questa telefonatina, signora? E con questa son 4. E poi mi dice che mi manca, dice. Buon lavoro, ragazzole. Tanto mi piace a me. Il signor impallato? Sì. Ma guardi che se per i panni stessi non è mia la finestra, io sono molto ordinato, sa. No, no, guardi, lei ha in consegna il bambino Luigi degli Espositi. Sì? Perché? Che ha fatto il furgolo? No, niente. Il padre è stato tratto in arresto. Oh, mamma mia. Venga, venga. Gigetto, guarda chi c'è. Si accomodi. Grazie. Prego. E la motivazione di questo severo provvedimento? Contraffazione, stampa di laurea e diplomi. Hai capito? Non siamo già tanti diplomati veri. Pure quelli falsi ci vogliono. Io... Ah, buono, non mi fa fare brutte figure, sì, bravo. Ecco qua. E che ci faccio?
Come porta via, no? Dove? E che ne so, a Regina Celi, dal padre, glielo mette vicino. Ma io non ho ordine di prelevare il minore, io sono venuto solamente ad avvertirlo. Avvertire? Avverte me? Ma scusi, io non sono mica parente del minore. Ma lei non è il tutore? Il tutore? Sì, il degli espositi ha dichiarato così. E beh, ha dichiarato, scusi, quello sta in galera per falso, ha dichiarato il falso. E che ci faccio io con questo? Lo porti a qualche parente, vai, vai. Sta bene, allora lei li cerchi, faccio una piccola istanza, poi notifichi al commissario. Ma che notifichi? Siete voi che lo dovete sistemare, mettetelo in qualche carcere per minorenni, è tanto bravo, fa tanti lavoretti d'intaglio, fa. Mettetelo in qualche beffetrofe, sott'anni capocciù. Oh, no. Chi è la regina Celi? Che è successo a papà? Che è successo a papà? Ma che è successo a me? Tuo padre sta bene, papà, sta al posto suo. Ah, ma io mica ti posso tenere, sa? Ah, no, tu ce l'hai i parenti. I parenti ce l'hai. Beh? Zio, zie, cugini, nonni. La balia ce l'hai. Ando stanno? Ando stanno? Tira fuori i parenti. Tira fuori i parenti, sai, oh, Gigi. Buongiorno, il signor Arturo Pandolfino? Sono io in persona. Ah, bene. Mi risulta che lei è lo zio materno di Giovanni degli Espositi. Chi? Degli Espositi Giovanni. Ah, mi devo ancora 10.000 lire. Ah, gliele darà. Quando esce, gliele darà. Quando esce da dove? Dalla galera. Papà! Ti piace bene. Papà, arrestarono a Giovanni. Ah. Bene, preso. Questo è il figlio, bellino, né? Io ve l'ho portato. Buongiorno. Che buongiorno e buongiorno. Pure il bambino ci mancasse. Ma lei lo deve tutelare, che lo vuole lasciare in mezzo alla strada? E se il padre è uno scioperato, io cosa c'entro? E beh, ma il sangue del suo sangue. Lui sta qui, buono, fa compagnia a lei, a papà, vi legge Pinocchio, vero Gigi? Gigi, ti è scappato, lo vado a cercare, può andare sotto la macchina. Lei l'ha portato, e lei lo sa. E che so, il prozio io, se succede una disgrazia ci va di mezzo lei. Io non mi muovo perché mi fa pure male una gamba. Brutto vecchiaccio. Papà! Gigetto! Guarda dove sta. Ma che ti fai, vuole cercare? Stacco la testa. Per questa danza bisogna essere morbidi, flessuosi, moleggiare sempre sulle ginocchia, così, molto bene, adesso le metti una mano sulla spalla, una mano così al fianco, ecco, e poi partiamo, sempre moleggiando sui ginocchi, via, 1, 2, 3, molto bene, lei ha attitudine, bravo giovanotto, allora adesso possiamo fare i passi di preparazione per la voltata, è chiaro? Allora, pronto, a sinistra, via, 1, 2, 3, morbido, 1, 2, 3, e a questo punto si gira in questa maniera, sì, guardi, sì. Adesso io sono il cavaliere, via, 1, 2, 3, e mi trovo con la faccia alla dama, è chiaro? Mario? Vuoi venire un momentino? Sì. Nando, pensaci un momento tu, permetti un momento? Ma certo. Che c'è? Guarda un po'. Eccoci. Gigetto, bello di zio, come stai? Sei cresciuto? Il signor... Maestro Baldo Impallato. Maestro Saritti. Molto lieto. Passavamo di qui, io sono l'insegnante del bimbo. Ah. E Gigetto mi dice, qui c'è lo zio Mario con la zia. Bene, dico io, andiamo a fare una visitina. E così mi sono permesso. Per carità, ha fatto benissimo. Ma che facciamo qui in piedi? Prego, s'accomodi. Venga, s'accomodi. Prego, s'accomodi. Ecco. Sì. Gigetto, c'è ancora le scarpette regalato zio, eh? È vero. Quelle di Donino, come sta papà? Bene, papà sta bene. E lavora? Lavora, è fisso. E chi lo sposta? Per questo io mi occupo dell'educazione del bimbo. Non per nulla io ne ho molti, do ripetizioni. Ah, offri qualche cosa al maestro? Sì, un marsala, eh? Un marsalino. Ma non si incomodi, perché vorrei approfittare, siccome devo pagare le tasse. Pure lei? Pure io. C'è la fila, lei lo sa come sono queste cose, vero? Vorrei lasciare per mezz'ora Gigetto, se non disturba però. Anzi, adesso tornano dalla passeggiata i bambini, sai, cuginetti. Ah, perché ne ha... 5. Una classe. 5. Anzi, a questo proposito, lei lo vede Giovanni? Io lo vedo, Giovanni. Lo vede Giovanni? Mario. Sì. Ma che c'entra? Scusa. No, lo vedo. Ecco, il maestro ha detto che lavora, c'ha un posto fisso. Ecco lo Stato. Ecco. E allora gli dica di farsi vivo. Lui capirà. Ho capito pure io. Senz'altro, maestro, io... Prego, maestro. Dice? Io quasi... Sì, faccia pure.
Capirà, la vita è dura. Con 5 ragazzini hanno voluto pure la televisione. L'hanno voluta? Eh già, le rate sono pesanti. Marsala. Come? Senz'altro, io ho afferrato, riferisco, comunque tra mezz'ora sono di ritorno. Sì. Io butto giù, eh. Sì, sì. Ecco fatto. Oh bimbo, oh, che tu fai? Figura, mi ha visto bene questo. Arrivederla, signora. Ti accomodi. Conosco. Arrivederla. Do per Vergere. Salitti. Maestro Ubaldo in pallato. Giovanni Fini è cattivo. Non mi ha voluto. Ma io sono contento. Sei contento di che? Beh, da zio Pandolfino non ci si sta bene. Stai meglio da zia, eh? Ma mo che c'entra zio Pandolfino? Che hai detto? Zio Pandolfino non mi vuole tenere. Come sarebbe non te vuol tenere? È tuo padre. Dice che non può. Non può? E dove sta? Dalla regina. Dalla regina? A Cascais. Dalla regina Celi. Te possino! Bella la vita, bella l'amore, è primavera in fior, è sogno di cor. Ma perché gliel'hai detto? Perché apri bocca, dico io. Te porta al canile municipale, sa? Mannaggia. Non ti vedono, hai capito? E chi sono questi bei bambini? Ti piacerebbe andare con loro? Vedi che bella ritta la marinara. Vai, infila, giù. Questo è quello che passa il convento. Magna. Cagna per un barbiere. Non la Davvero? Ma un po'. Vogliamo andare a mangiare il Grand Hotel? Sì. Andiamo. Uscia via, te forchetta, sai. Porto. Sto zitto e magna. Guarda, si deve vedere. Con tanti bambini che muoiono di fame. Questo non mi piace. Che si deve vedere un bambino così goloso? Nessuno può immaginare un bambino così privo di riconoscenza. Non ci si crederebbe che me lo sono levato dalla bocca quel caffè latte. Allora Faratrofio saresti stato come un pascià. Ma non hai voluto. Peggio per te. Tuo padre l'ha affidato a me. Ma chi te conosce? Che sei parente mio? Hai preso la purga? Hai preso? Stai a dieta, no? Sono stato tante volte a dieta io, senza prendere la purga. Ah! Questa è la vita, caro mio. Se stavi all'orfanatrofio. Ma non ci sei voluto stare all'orfanatrofio. Certi maccherò. Spegna la radio! Il formaggio? All'arca man dispensa il formaggio. Largo il patosimo della città, largo! Fa un po' sentì. Questa bottega che l'alba è già presto. Spegna la radio, ho detto! Chiudi, no? Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità. Ah, bravo figuro, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità. Fortunatissimo per verità. La 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 la. No, no, canta Gigi, canta. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità. Ah, bravo figuro, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Oddio, a Gigi, che ti è successo? Che hai fatto?
Niente. Ma come niente? Che ti senti? Qua, alla gola. Che ti senti? Ti senti bene? Sì. Ma tuo padre lo sa che c'hai sto vocione? Non ci sta mai. Non ci sta mai. E la gente? Nessuno t'ha mai sentito cantare. Io non canto mai. Non le conosco le canzoni. A casa non c'abbiamo la radio. Ma Gigi, ma ti senti bene? Sì, solo che c'ho fame. C'hai fame? Bello, 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 bello. Tieni, tieni, mangia caldo. Te lo faccio caldo. Oedi, oedi, bello, oedi, magna. Perché non mi avevi detto che c'avevi sto vocione? Sei affezionato al suo baldo? Sei affezionato? Io bene. Oi là, Gary Grant. Perché? Perché? Lo so io perché. Se dico non posso, no? Che colpa mia se non hanno ancora costruito l'asilo? Ma i bambini non possiamo lasciarli fuori. Ci sono i lavori, è pericoloso. Io devo andare fino alla cameluccia, mia cognata sta per partorì. È già, è comodo lasciare i figli quando ci sono io che gli do un'istruzione e li avvia la vita, vero? Proprio, lei si è preso l'impegno e so già 2 giorni che fa vacanze. Beh, io sono libero docente, doce quando mi pare. Faccio vacanze pure oggi, vabbè? E se non ritornate più, mi fanno un piacere. Ma che? È diventato matto. Canta e si è tagliato pure la barba. Però c'è una bella voce. Quasi bene, quasi bene. L'importante è trovare la chiave dell'imposto, capito? La chiave dell'imposto. Diaframma, schiacciare il diaframma, emissione e respiro. Sei maschera! Mi, mammoni, via! Mi, maschera, mi, capito? Sì, signor maestro. No, che signor maestro? Zio Baldo, chiamami zio Baldo, se affezionate bene, se affezionate voi altro. Via, prova! Zio Baldo! Chi è? No, ma che mi chiami? Prova a cantare. Diaframma, 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 maschera, via! Mi. Diaframma, diaframma. T'ho fatto male? Beh, un po' di riposo, eh? Posso andare a giocare? Oh, che giocare? Oh, il là. Adesso facciamo il là. Maschera, maschera, l'importante è l'appoggio. Trovare l'appoggio, via! Ah! Tieni aperta la bocca. Giù, non sputare, una mano santa. Ma che sei matto? Lì alicette salate, Caruso masticava sempre alicette, Gigi, via. No! Mastica. Bravo. Adesso facciamo un po' di dizione, eh? Bene. Dunque, vieni qui, Gigetto. Intanto si dice factotum e non fa tutto come dici tu, capito? Oh. Cosa vuol dire factotum? Factotum, spagnolo. Figaro era spagnolo e diceva factotum. Sai pure lo spagnolo? Sai pure, lo so pure. Beh, non come l'albanese, ma ho molta infarinatura di spagnolo, vero? Non fa domande, andiamo avanti. Oh, ecco qua, Rigoletto. Si vendetta, tremenda vendetta. Si vendetta, tremenda vendetta. Imbattere, via. Ui, ecco, Si vendetti, tremende vendetti. Come, aspetta un po'. Ripetere senza cantare, su. Si vendetti, tremente vendetti, e quest'anima è solo del zio. Ma che sta a dire?
Ma che sta a dire? Leggi qua. Leggi, leggi qua. Non so leggere. Ancora non m'ho imparato. Ah no? Non t'ho imparato? Beh, adesso non abbiamo tempo. Si dice sì vendetta, tremenda vendetta, di quest'anima è solo desio. No, de zio. Chi è zio? Chi lo conosce zio? Desio, desiderio in spagnolo. Desio vuol dire... Sono stanco. Sei stanco? Vuoi fare un po' di sosta? Riposo! Su. Ah. Di quest'anima è solo desio. No, 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 asvegliano, asvegliano. No, 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 Gigi, asveglietta. E poi che giocare? Bisogna essere seri, bisogna pensare all'avvenire, capito? Qual avvenire? All'avvenire nostro, no? All'avvenire mio, all'avvenire tuo. Su, buono. Adesso ti do una bella cosa. Oh, ecco qua. Ecco qua. Questo è colluttorio. L'ha comprato zio Baldo. Vedi? Uno, due, tre, quattro, cinque. Ecco. Ah, bravo, sei contento? Queste sono ricette, ce le facciamo domani, sta ricetta. È cattivo! Oddio, 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 per carità, questo non si beve, questo rinforza le corde vocali, si fanno i gargarismi, così. Guarda, zio Baldo. Vengo! Hai capito? Oddio, oddio, cosa ho bevuto? Oddio, veleno! Oddio, è buono, eh! Ammazza, mi sono avvelenato. Ah, ma come devo dirlo? Io non do più lezioni. E poi non ho classi femminili io. Andiamo. Ma no, scusi, è lei il maestro impallato? Impallato, sono io, chi è lei? Sono la zia del Toso. Di chi? Del Tosato, di Luigino. Ah, eccolo, bello, bello. Chi è? Aspetta, 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 che sia? Io gli zii li conosco, chi è lei? Che vuole? Sono venuta a prenderlo, lo porto via. Guardi, mi ha scritto anche il papà dalla prigione. Che tu zii? Dice, per amore della tua povera sorella... Interessati di questo povero bambino che adesso ce l'ha un poveraccio. Che poveraccio? Io sono un insegnante, sono poveraccio. Faccio io, per amore del mio... Ecco, non dice di portare via il bambino, dice interessati. Sei interessata, no? L'ha visto, sta bene. Che vuole? Vada via, arrivederci. Io sono affezionata al frugolo. Non lo lascio andare via. Io lo tengo con me. Non me lo portate via, capito? Non me lo portate via. Ah, vabbè, allora sono tranquilla, resta con lei. L'ha capita, eh? E poi lei un figlio già ce l'ha, no? Oh, signore, non è mica mia questa. È dei signori dove ci sto a servizio, gente dell'ambasciata, tedeschi. Ah, perdoni l'equivoco. Comunque, d'accordo, Gigetto resta con me. Lo sa io che mi chiamo Gigetto, e tu come ti chiami? Beh, forse perché è così bionda. Anch'io un poco di sangue. Pistine! Sono di Pedavena. Vieni. Pedavena, brava, birra buona a Pedavena. Io conosco bene l'arco alpino, Belluno, Cadore, Valpusteria. Ah, davvero? Quinta artiglieria da montagna, ufficiale e complemento, distaccamento muli, vero? Conosce il motto? Oh no, io di artiglieria non conosco nessuno. No, il motto, la leggenda. Sopra gli altri, come aquila vola. Finassa, finassa e fiaschi del boa. Ricordi, vero? Perché son pallido. Oh, asveglia! No! Asveglia, no! Oh, ma che ti sei fissato questa sveglia? Gliel'ho regalata. Ah, bravo. Oh, tu regala la roba tua, capito? Se Mezzo. Non ti spiace. Chi è? Al telefono. Ah, grazie, signora, l'aspettavo. Cristina, vieni. È una telefonata molto Capisco, importante. Capisco, ce ne andiamo. Andate via. Sì. Ecco, brave. Purtroppo io ho molto da fare, ho tutto un giro di cose. Ciao, Gisele. Saluta. Però presto trovati, eh? Ecco, ma con comodo, Saluta. Non c'è fretta. Senti, Arrivederci. Dice la bambina. Arrivederci, arrivederci. Io vengo subito, Gigi. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Signorina Egle, i miei rispetti. Questa neanche mi vede. È arrivato il momento mio, vi faccio vedere io. Ah, finalmente sei venuto, è un'ora che ti aspetto. Scusa, Augusto, ma stavo cosando. Un affare, un grande affare, un formidabile affare. Sì, va bene, poi ti dirò. Ah, senti, Augusto, il maestro? No, dico, il maestro è bravo? Sì? Bene, tra mezz'ora sono lì, sì? A proposito, Augusto, patti chiari, io voglio 6 milioni. 6 milioni? Ma che sei matto? Facciamo 3. 3 e non un soldo di meno, affare fatto, sì? Bene, addio Augusto, addio Augusto, addio! Va bene, ciao. È diventato male. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Signorina Egle, do pro jutro, buon dì. Come Non ha udito la telefonata? Io non m'occupo degli affari degli altri. Brava, fa bene. E mamma? È in cucina mamma? Ma che vuole? Non l'ho detto ancora a nessuno. Ho sfondato.
Milioni. Si tratta di milioni. Ma chi ha vinto a Toto Calcio? Ma che Toto Calcio? È un segreto e sono lieto che sia lei la prima a saperlo. È il segreto che ci unirà. Ma la smetta, lo sa che com'è non attacca. E va bene, glielo dirò. Ho scoperto un tesoro, un bambino piccolo così. Bravissimo, che canta da baritono come Tita Ruffo, un fenomeno. È piccolo. Dico. Ma che non dice niente? Perché mi guarda così? Mi dona? La mamma? Sa che le dico? Basta, non dica. Che senza barba. Sì, io so, somiglia a Gary Grant. C'ha proprio la faccia dello scemo. E se ne vado, invece di scocciarmi con queste stupidaggini. Beh, che c'è ancora? Niente, niente. Che bella educazione che ha dato a sua figlia. Ma qui mi deve capitare e me la pagherà. Ma che paga? No. Paghi lei le telefonate, invece. Riceverete in busta l'ammontare delle telefonate. Quanto siete attivati tutte e due? Coro, allora a posto, per favore. Proviamo il coro del secondo atto. Ma che hai fatto? Che? Per via della barba? Vita nuova, Augusto, vita nuova. Perché? Sto male? No, no. Dimmi un po', ma che è sta a fare dei milioni? Una bomba. Una bomba? Augusto, una bomba, una cosa fantastica. Ah, pronti, Edgardo? E Lucia? Perdona se ad ora inusitata io veder ti chiedea. Ragion possente faccio mi trasse pria che in ciel bianche. Ma che può guadagnare, caro signore? Sì, se il giro fosse continuo. Lo sa lei su 6 mesi di stagione quanti spettacoli abbiamo fatto? Beh, 6 mesi? Non so, signore. Sì, dica una cifra. Non saprei. 93. Che dici? 93 7 giorni. Ma che, il soprano leggero? Come no? È un famoso soprano. Bravo, sì, brava. C'ha una voce. Ma come, 7 giorni in 6 mesi? Sfortunate. Allora Tita Ruffo. No, dico Tita Ruffo allora. Ma che Tita Ruffo, ma quelle sono eccezioni. Ogni vecchio io tenderò placato a lui. Oddio, osturbo dell'artista. Per favore. Alle 11 non ne potevo già più. C'hai ragione, caro, hai ragione. Prendi. Ecco, grazie. Scusi, sa. Mangia, caro. Un po' di vino, Ma se fame. Gigetto, andiamo via. Questa non è roba per noi. Ma come, sono canolicchi. E beh, ti impressiona? E allora quando assai presto ti farò mangiare il fagiano farcito,
con tutta una montagna di patatine e croquette? Ah, allora sì! Ci sono novità? Nulla, c'è di là la signorina Dominique. Ah! How are you, my friend? Long time no see. I've got a wonderful proposition. Good morning, Mr. Hetman. Signorina, la prego, se la sbrighi. Facci in modo che non mi rompa più le scatole. Good morning, Mr. Hetman. Scusi, commendatore, sono Colombotti, dica. Si ricorda? Ecco, dica, io dica. Sono venuto dall'America. Dica. Ho allestito 4 commedie musicali a Broadway. Sì, volevo riposarmi, ma siccome avrei 20 milioni... Grazie, grazie. Mi passi solo le telefonate? Oh, Dominic. Mi permette, ma commendatore? Ma da dove è entrato? Disturbo, forse. Io sono entrato di là. Mi ascolti, commendatore, che non se ne pentirà, vero? Sono venuto apposta, pronto? Altrimenti no, non... il commendatore è uscito! Ammazza il volpe, parla la donna, parla. Andiamo, 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 commendatore, che io ho fretta, avrò tutto un mio giro da... Allora, se ha fretta, se ne vada subito. No, 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 commendatore, lei mi deve ascoltare. Pronto, chi parla? Glielo dica lei. Oh, eccellenza, scusi. Sì, sono io, sono io. Permette? Come? Permette, signore. 6 poltrone in terza fila. Ho il prospero. Ma le pare, dovere. C'è lo zoom. Sempre ai suoi ordini, eccellenza. Merci. Osequi. Osequi di nuovo. Francese? Oui. Oui. Attenti, commendatore. E anche voi, madame. Io ho un bambino. Un bambino di 6 anni, ma canta da baritono. Già lo vedo dal suo sguardo che le interessa. Ammazzi molto. Ma vabbè, vabbè, io do. Attention! Attention, tout le monde. E voilà. Endosa. L'hanno rubato. Ah, eccola, eccola. A Gigi, te prossima si era nascosto il fenomeno, fenomeno. Margherita! Aspetta, ma che Margherita? Lei lo deve sentire cantare, lo deve sentire. Ma merci, Natale, è un fenomeno. Avanti, è un fenomeno. Ascoltiamolo, avanti. Ascoltiamolo, avanti, senz'altro, sì, ascoltiamolo. Sì. Gigi è pronto. Sentiamo un po'. A Gigi ho chiave, eh? Si vendetta, trovando vendetta. Se canta, e canta Gigi, canta. Perché non canta Gigi? Ah, ho preso un don invece di un fan, a volte succede, però è un fenomeno. E dico, io dico, è un fenomeno, vabbè. Due, si vendetta, tramando, vendetta, canta, dice, canta, vendetta, canta, farò zio bando, canta, si vendetta, fuori, fuori, ma scalzione mia, ma perché non canta? Ma scalzone, ti faccio vergognare io, ti faccio. Ah, scalzone. M'hai fatto fare una bella figura. Ah, proprio bella. Che figura. Ti vergogni, eh? Vero che ti vergogni? Ti faccio vedere io. Vergognarsi alla sua età. Ma dico io, mannaggia. Ma lo sai che quando avevo 5 anni io, caro mio... Oh, quel brutto signore mi ha fatto paura, quel brutto signore. Ma allora quando fai il soldato, oh! Ma lo sai che quando ero soldato io cantavo davanti a 3 capitani, 2 maggiori e un colonnello? Ah, ma mica un colonnello qualunque, sa, uno di quelli che mette paura. C'aveva un paio di baffoni così, ah! E mica dentro una stanza, sai, davanti alle Alpi, attaccato alle rocce. Tiriruri, che se non sia mai di scivolo in piedi, altro che... Tiriruri, vabbè... Io ero un alpino, ero. Ah, io voglio alpino. Fare il bersagliere. Che vuoi? Bello, bravo, bravo. Ma che vuoi mettere i bersaglieri con gli alpini? Oh, non scherzare, Gigetto. Gigetto, tu bisogna che ti abitui a cantare davanti alla gente. Hai capito? Sì, però basta che ci sei solo tu. Gigetto. Non bisogna aver paura degli altri, perché chi sono gli altri? Chi li conosce? Tutti siamo gli altri. Io sono un altro, tu sei un altro, siamo tutti uguali, hai capito? Voglio andare da papà. Ma certo che ci vai da papà, perché se tu canti guadagni molti soldi. Coi soldi si può tutto e noi facciamo uscire papà dalla prigione. Sì. Eh già, noi compriamo un buon avvocato e papà esce di prigione, hai che capito? Compriamo? Un buon avvocato, Gigi, ma tu devi cantare. Canti, Gigi, canti. Forse. Ma come forse? Gigetto, canta, fallo per papà tuo. Devi cantare, canti. Va bene, però voglio pure un'altra cosa. Birichino,
Virgino, dilla zio Baldo che vuoi. Oh, avanti, cameriere, un tè con qualche salatino. Sì, signor commendatore, subito, signor commendatore. Larga il patotomo della città, la argo. La 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 la. Questa bottega che l'alba è già presto. Oddio, oddio, il commendatore. Si affoga il commendatore. Su, mangiare, non sempre sta a guardare la televisione. Avanti, ed mani. Ora, signore e signori, il numero più sensazionale della nostra trasmissione dedicata ai bambini prodigio di tutta Italia. È una cosa veramente eccezionale, mai udita da orecchio umano. Ma credo che sia meglio che lasci la parola al maestro del nostro piccolo ospite, Ubaldo Impallato. Grazie, Muta. Signori, buonasera. Mi permetterò di presentarvi un piccolo fenomeno. Ma quello non è il maestro? Onestamente sono stato io che gli ho insegnato a cantare nel modo come lo senti. Ma non c'aveva la barba. Come gli ha insegnato a cantare, voi vi domanderete. Ebbene, signori e signori, or vi dirò. Io feci parte, come basso profondo, del coro delle Ardite Penne. Anzi, mi ricordo che una volta, sulle aspre montagne, si udì uno squillo di tromba. L'alpino, grazie. In vedetta sta, sempre fiero, sempre alto con la sua penna. Ed ecco a voi, signori, Luigino, che eseguirà il canto di Aston, della Lucia di Lammermoor, di Gaetano Donizetti. Ma è proprio lui! E quello è Gigetto! Roda funesta smanio, tomma e svegliate in petto. È troppo, orribile questo. Ma dove l'ha presa quella voce? È un fenomeno. Sai i soldi che gli danno? E a voi non bevogliono neanche al coro della parrocchia. Leva in fronte le crini, mi fa girare premere. Solleva in fronte, solleva in fronte il crin. Colma di tanto proprio, che suora me nascea. Apria che d'amore si perfido, a me svelarti rea, se ti colpisco un fulmine, se ti colpisco. Ho preparato una ricevutina, ma come un altro anticipo adesso. Spesucci di rappresentanza. Ma dai, silenzio. Mi fido io. Ma questo non è un bambino prodigio, è un mostro. Bravo, su, ringrazia e saluta. Bello, è una cosa fantastica. Io lo porto in America, sa. Bello, sì, aspetto qui. Ed ora, signori, una piccola bambina dell'Italia settentrionale si esibirà... Ecco, bello di zio Baldo, mi vuole un bene. Come si dice, madame? Come si dice?
Merci. Potremmo vedere per l'ufficio per un eventuale contratto con la televisione. Sì, e bisogna vedere quanto mi date. Ma come? Ma lei ha già un contratto in esclusiva con me, che cosa dice? No, noi abbiamo altri progetti. Questo è soltanto un lancio. È un lancio. Beh, fate come credete. Ha visto, commendatore, ho fatto bene, l'ho mandato subito. Sì, commendatore, mi dovrebbe fare un favore. Dica. Domani mattina mi dovrebbe prestare il suo autista. L'autista? Sì. Vabbè, vuol dire che la macchina la guiderò da me. Sì, e io con l'autista che ci faccio? Mi dovrebbe dare pure la macchina. Un'oretta domani mattina. Vabbè. Ma non c'è originalità. Si è visto 100 volte. È questione di esercizio. E tu sei molto bravo. Come fai? Ma... E a te quanto ti danno? Che ne so. Ma non le guardi i contratti? Oh, non ti fare ingastrare. Fatti fare deposito vincolato a maggiore età. Come me. Io ho firmato per la televisione di Milano. Ne avrei fatta a meno. Acquistarla mia madre vuole la pelliccia. E tu al tuo papà cosa gli compri? Un avvocato. Pardon, madame? No, vero. Le pompiere, di no. E poi Vito? Oui, nous sortons. Pardon, madame. Domani io vado a fare una bella passeggiata avec la macchina. Là, avete già comprato la macchina? La comprerò. Per il momento è del commendator. Una bella gita alla periferie de Rouen. E con chi? Avec vous. Chauffeur, stop. Klaxon. Gas. Klaxon. Ancora klaxon. Gas. Ancora gas. Pardon. E là là. A posto, se no vi faccio a tutti. Klaxon. Via. Adondo, vieni a vedere! Corri! Corri, vieni a vedere! È venuta con l'infernale! Ma guarda che capitano gente con lui! Egli! Qui? Oh, è quella costa 5 milioni! Ragazzo? Per te. Grazie. Sono 1000. Grazie, signor maestro. Ah, ancora un momento. E queste per la signorina Egli sono 10.000 lire, l'ammontare del telefonato e più il disturbo. Grazie. E se arriva apposta per me, me la invia all'hotel Excelsior. Va, becca di questa. E Gigetto? Non c'è. Ah, ne va là. Poi là. Gigetto, Gigetto, let's go. E adesso che fa? Se ne va. Se ne va. Andiamo di là a vedere. Hai visto, era tutto vero. E tu l'hai sempre trattato come un pezzente. Ma che colpa mia? Ma sta zitta, stupida! Adesso al posto di quella ci potevi essere tu in macchina. Ma se mi hai sempre detto... Oh, gli uomini, mia cara, bisogna capirli, bisogna. E beh, allora sei tu che non hai mai capito niente. Cosa? Brutta disgraziata!
Si abbandoni, avvocato, si abbandoni. Ecco, così, grazie. Secondo me si tratta proprio di un caso di appropriazione indebita, non le pare? Ma veramente non è questa la definizione giuridica. Sai! Mi scusi. Prego, avvocato. Lo zio Pandolfino. Avvocato, questo è l'altro parente del quale le ho parlato. L'avvocato Barbi. Piacere. Piacere. Accomodatevi. Piacere. Accomodatevi. Ecco, accomodati, zio Pandolfino, vieni. Si accomodi anche lei, avvocato. Ho già messo al corrente di tutto l'avvocato. L'avvocato è cliente mio, adesso io divento cliente suo, è tutto un giro di clienti. È anche una questione morale, lei capisce? Quest'uomo resta solo con il piccolo e non si degna di farsi vivo. Non interpella i parenti. Io quella creatura, ma l'avrei accolta a braccia aperte. Sono solo con mio padre. Metteremo in risalto la questione morale. Sì, ma anche quella finanziaria, avvocato. Avvocato, lei deve leggere i giornali. Qui è entrato di mezzo l'impresario Garbi. Gli fa fare un concerto così per lanciarlo e poi tournée all'estero. Impallato ci si fa i milioni. D'accordo, ma non è questo il lato che io metterei in risalto. Non ci conviene far trapelare un particolare interesse economico che potrebbe inficiare la nostra posizione. Allora se inficia... Lascino fare a me. La cosa è lampante. È, diciamo, una specie di tutela abusiva. Ecco, potremmo anche adombrare, così vagamente, una presunzione di sequestro di minore. Benissimo. Beh, io preparo tutto. Vedrete che risolviamo in pochi giorni. Va bene, avvocato. Ci vediamo dopodomani per la terza lezione di tango. Arrivederci, avvocato. Fermo? Beh, Gigetto, buono? Stai fermo, se ti muovi è finito, no? Vuoi, su. Signori, avete ancora mezz'ora di tempo, sapete? All'1 il bambino mangia. Brava. E all'1:30 cominciano le prove, eh? Oh, ah. Forse io, Barbò, gli darei ancora un... Come genere di pubblicità funziona, eh? Sì. Ha visto i giornali, già ne parlano, poi facciamo una grande mostra, eh? Ecco, commendatore. Bravo, Barbò, dai col giallo. Oh, ecco. Dai dentro col giallo, che? Dunque, questa è la base del contratto. Sì. Fra le due parti, eccetera, 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 eccetera. Al debutto del bambino, 2 milioni. A me? Sì, sì. Fra le due parti, eccetera, eccetera, eccetera. Tieni, in caso di morte. 1.200.000 ogni 10 giorni. A me, sempre sì, a me. Sì. 1.200.000 ogni 10 giorni. 1.200.000. E dica che vuoi ridurmi alla fame. E lei se ne approfitta perché io non ho nessuno che mi protegge, scusa. Poi lo pago di Beniamino Gigli, sì, andiamo. Lei mi prende la gola. Mi prende, allora, allora, legga bene e poi sì, fine. Vabbè, Margherita, okay, leggo. Io ritorno fra 5 minuti. Sì, vabbè, 1.200.000 lire ogni 10 giorni. 10 giorni. 1.200.000, io chi ha visto mai? 1.200.000. Poi là, piange. Perché piange? Io voglio cantare. Vuol cantare e piange, pardon. Sono 2 anni che il comandatore dice che mi lancia. Ammazza e volpe, messia il comandatore. È un mosso, lui non mi comprende. Mi permette, posso comprenderla io, Sherry? Ho sempre compreso les artistes. Lei è molto buono, ma non ha argent. Argent? Regarde qua, quest'anno lancio il bambino e quest'altro anno lancio te, Sherry. E il comandatore? E chi se ne frega del comandatore, non bastiamo noi due? Io ti faccio cantare, Sherry. C'è epoca. Mi scusi. Si bussa prima di entrare, si bussa! E che il diamine, un po' di disciplina, no? Io ce lo dico al comandatore, io voglio un ufficio mio. C'è epoca che chiede quando può mandare i fotografi. Dopo le prove, alle 6, precise, eh? Se no niente. Si ricordi che alle 7 c'è il cocktail. Oilà. Il presario della Salle Pleyel vuol conoscere il bambino. Oilà, Pleyel, Paris. Oh, Paris. Conoscete Paris? Parigi. Capitale della Francia, capoluogo del dipartimento della Senna. Abitanti 3.5 milioni su una superficie di 104 chilometri quadrati, 2. La cara, hai finito? Robespierre. Andiamo, ti prego. Oh, si ricordi la firma del contratto? Ah, oui, monsieur le commendateur.
qui a tutta l'era, a tutta l'era. Ah, Parì, Parì. C'è posta per Oddio, lei. Oddio, posta? Posta per me? La posta, accessori auto, questa è prematura. Nel journal, questo. Gli orfanelli, adesso si ricordano, quando ho portato Gigetto, niente, eh? Questo chiede i soldi, lettere che ho scritto pure io. Questa è una raccomandata. Vediamo un po', deve essere importante. Oh, indovini chi è? Lei indovini chi è? Ma... mi hanno dato la cattedra, sono maestro. Ora si ricordano. E adesso, che ti dovrei dire? No, dico, che ti dovrei dire io? Scriva, signorina, scriva, gli rispondiamo subito. Oh, dunque, illustre commissione, virgola. Il sottoscritto, fin da lontano 1947, presentò pregiata domanda a codesta commissione per ottenere un posto di insegnante in pianta stabile, punto. Ma fino ad ora non ebbe alcuna risposta, punto. Punto. E solo ora vi pregiate di nominarlo, punto. Ma forse codesta commissione ignora che il sottoscritto nel frattempo si è piazzato e ha fatto i soldi, punto. Che ti fa il sottoscritto? Punto interrogativo. Che ti fa il sottoscritto? Prende la vostra pregiata e la butta in un posto la cui nomenclatura viene taciuta per decenza, ma che voi ben sapete. Punto. Scriva, scriva. Ma salvo ognuno, voi per rispondere ad una lettera 8 anni ci mettete? Punto interrogativo. No, esclamativo. No, tutte e due. O forse ve ne eravate scordati? Punto interrogativo. In tal caso, il sottoscritto vi fa notare che lui ormai se ne frega. Devotissimo, distinti saluti, eccetera, eccetera, eccetera. Copi l'indirizzo, me la batte a macchina e me la porti qui per la firma. Margherita, non si vive di solo pane. Bella soddisfazione, eh? Vai. Sta dormendo. Ma come dormi? Dormi. Su, Gigi, è bello che dormi. Vedi l'orco. E canta, siamo pronti, maestro. Figlia. Mio padre. Fate da presto, trova sul gioia. Bene avrei. E sospirate, si mangi tanto e lo dite a questa povera figlia. Quale nome avete? A te che importa. Deforme, povero, per compassione mi amò. Ecco fatto.
permette, maestro, noi andiamo a farci le fotografie. Ne abbiamo fatto tante di fotografie. Sì, e oggi le facciamo in costume. Permette? No, ma... Vieni, Gigetto. Tu adesso ti spogli e qui c'è una bella sorpresa per te. Indovina che c'è? Un orso. No. Poverino. Quasi. Un cigno. Il cigno di Busseto. A Gigè, questo è Giuseppe Verdi, quello che ha scritto «Si vendetta, tremenda vendetta!» Mazze, porcheria! Bello, eh? Guarda le barba che c'ha. Facciamo una bella fotografia col busto. Sbrigati da sfogliarti, che ti vesti da Rigoletto. Vieni. Vieni, Gigè. Guarda un po'. Guarda quanto è bello. Facciamo una bella fotografia a colori, così la mettiamo sul giornale. Eh? Perché? Come perché? Vestiti, va. Mettiti la calza a maglia, i calzoncini, sbrigati. I giornali, là. Perché? Come perché? Perché la gente la vede e dice, oh, vedi Gigetto, ecco. Quale gente? La gente, tanta gente. Ma chi? E che ne so, ma chi la conosce? E allora che ti importa? Ma che te frega? Come che ti importa? Ah, che ti importa? È la notorietà? Ma lo sai che se pubblicano una fotografia sul giornale uno fa subito fortuna? Anche papà l'hanno messo sul giornale. E certo che l'hanno. Lì c'era la disonestà, questa è un'altra cosa, Gigi. Perché è un'altra cosa? Ah, Gigi, mo perché se te sta zitto, poi si ama, io la lingua, e gli ai pugni all'uomo sania che ride. Hai quel che spegne l'amor, odi, la donna immobile, qual più mal venta. Vedi quanto stai bene. Tieni, mettiti questa. Che? È la gobba. Non la voglio. Lo sganazzone lo vuoi? No, non voglio la gobba. E invece te la metti? No. Ah, oh. E poi guardate la pazienza. Ma che c'entra papà adesso? Hai detto che lo facevi uscire. È certo che lo faccio uscire, ma ci vuole tempo, ci vogliono i soldi. E tu devi ancora cominciare. E quando lo fai uscire? Presto. Dici sempre presto, sei un bugiardo. Ma che c'entra papà? Stai con me, non è la stessa cosa? No. Perché no? No, perché papà non mi faceva fare niente. Bello, bello, bravo, bravo papà. Ma non lo sai che il lavoro nobilita l'uomo? Ma io sono bambino. E beh, se sei un bambino state zitto, perché i bambini stanno zitti, va bene? Entrez? Maestro. Oui? La desiderano di là. Oi là, i fotografi, i fotografi. A Gigi, fate vedere. Ammazza, mi pare di impiccare, no? Ma... Caro Gigetto, la pubblicità è tutto per la carriera. Oh, guarda. E loro chi li ha fatti entrare? Sono l'avvocato Barbi e i signori sono miei clienti. Ah, sì? C'è un posto dove possiamo parlare con perché? Calma. Perché? Che cosa vogliono? Siamo venuti per prendere in consegna il piccolo Luigi degli Espositi. Ah, sì? E perché? In qualità di parenti legittimi. Ah, adesso se lo ricordo. I parenti legittimi, vero? Sì. Ma guarda che facce tolte. Io il bambino gliel'ho portato e loro non l'hanno voluto. Ma e adesso che è diventato un fenomeno sono arrivati i parenti legittimi, vero? Perché gli vogliamo veramente bene. Ah, sì? E perché vogliamo sottrarlo allo sfruttamento di una persona estranea. Eh già, perché volete sfruttarlo voi, vero? Perché? Ci vuol mangiare solo lei? Sì, sì, ci mangio solo io. E invece no, ci vogliamo mangiare anche noi. Saletti, anche lei, la prego. Calma, signori, calma. Ma che calma? Che calma? Il padre l'ha affidata a me. Ma il padre non c'entra, sta per essere processato. Sarà condannato e chissà quando uscirà. Per 2 o 3 anni perlomeno. Guardi, ho l'istanza pronta, non le conviene affrontare un giudizio. Ma chi lo dice? Fatemi causa, io non vi vedo per niente. Uscite adesso, via, fuori, andate via, via, via. Vattene via, vecchio, uscio io, uscio. Comunque, io. Con le buone o con le cattive, noi il bambino sì. Glielo leviamo. Sì, va le bene, mani. Adesso se ne vada, piedi piatti. Gigolo. Il bambino è mio, sfruttatore! Io il bambino l'ho plasmato, l'ho creato e adesso arrivano i parenti legittimi, vero? Che risata! Che... Oh là, fotografi, vengono, vengono, che facciamo delle belle... Ma facciamo delle... Dov'è Gigetto? Gigetto, scusi un momento. Gigetto, Gigetto, signora, stava qui, lei mi ha soffocato. Gigetto! Gigetto! Gigetto? Gigetto! 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 L'ho visto che andava di là. Di là? Scusi, signore, ha visto un bambino vestito da Rigoletto? Da Rigoletto no, ma ho visto uno vestito da Arlecchino. Sì, spiritoso. Ha ragione. E carnevale. Oh. Andiamo, bambini. Ragazzi, guarda qui. Se fossi ho cercato ma che scherzo? Ma che gli è me? Io cercavo ma io te go! Io te l'ho visto! Era piccolo, non l'ho visto! È morto! Ma schiacciato! Gigetto!
invece... Gli è soltanto una gamba. Ah, ma è un cane. Beh, è una bestia. Ah, è un cane. E appunto dice... No, io voglio bene i cani, è che... Io dice... Tassi! Tassi! Scusi, mi sa dire dov'è la prigione? Quale prigione? La regina. Regina Celi? Ma lì i bambini piccoli non li fanno entrare. Tu, andiamo, svegli, fate tardi al veglione. Del Comitato di Protezione degli Animali. Tutti i cani che sfileranno su questo palcoscenico sono alla ricerca di un padrone o di una padrona. E noi speriamo che tra i presenti ogni bestiola trovi un proprio padrone. Non è il caso che certo. Certificare i bambini. Ciao, Cristina. Gli esempi famosi della fedeltà del cane. Stai con la zia Rosetta. Sì. Il suo eroismo, perfino. Allora, ciao. Il poeta romano Giuseppe Gioacchino Belli ha dedicato... Non posso farmi vedere. Noi ci nascondiamo, così la zia Rosetta non ti vede, la zia Rosetta è là. Ma meglio di qualsiasi lode sarà la sfilata stessa dei allora cani va bene. Di forne, la grazia, andiamo. La simpatia, la bellezza. Polizia! Lei è polizia. Sì, la polizia arriverà subito se non tirate fuori il bambino. Quale bambino? Andiamo, tira fuori Giccetta, me non mi incanti, sai, l'avete rapito. Rapito? Ah, nel torbido continuo a pescare? Ma io matto sono, io l'occhi ce l'ho. Occhi, ho fatto il conto negro, ci vuole altro per mettermi paura a me. Ratto di minore, si va in galera. Va in galera, vecchio, tira fuori il codice. Tira fuori il codice. Papà! Pareci! Faccio vedere io. Sicuro. In galera, mi fa. In galera, finito. Aspetta, che fa? Via, io sei. Ti chiami, papà. Esce fuori, Doro. Io sto parlando, cerca il codice, tu prendi l'aiuto. Grazie a voi tutti, ai grandi e ai piccini. E arrivederci un altro anno. Doveva essere proprio lui. Beh, devo andare. Ciao. Ciao. Cristina! Cristina! Una a te e una a me. Cristina, ma cosa scatta, fai? Scatta! Mamma mia, è mezz'ora che ti cerco, lo sai? Cos'è questa brutta roba? È sporca, butta via. Andiamo, su. Allora,
proprio qui lo vieni a cercare, brutto sfruttatore. Via, via, vai via e guarda di ritrovarlo, se no io rimani in galera a vita, capito? Vai via. Buonasera, signor, buonasera, viva il carnevale, benvenuti all'Accademia della Danza, buonasera. La ceroseta non se ne andava mai. Levati il costume. È bella la tua camera. La tua non mi piace. Ma adesso sto in albergo, che è molto bello. E c'è anche l'acqua calda. Non ci torni più? No, mi nascondo qui. Sì, bravo. Hai mangiato? No. Grazie. Me l'ha regalato oggi papà. A me mi hanno regalato un signore con la barba. E chi è? Beh, è uno che suona la musica. Però è meglio il torrone. Hola Christine, ist soeben ein gut. Ja, Leute, bitte kommen Sie bitte hinauf. Jetzt können Sie sich das Kind anschauen, aber keine Lachen. Ja, bitte, bitte, also. Adesso io dormo. Buonanotte. Christine, was ist das? Er ist mein Freund und spielt mit mir. Wie ist denn der hereingekommen? Ja, also das ist ja unerhört. Den habe ich ja, noch nie gesehen. Ist ein Kind unter dem Bett. Gigetto. Lo conosce? È mio nipote. Ihr Neffe? Christine, dillo tuo papà. È mio nipote. Na, also wird mir jemand hier vielleicht mal erklären, hier, was sie sagt, con me. Sei è mio nipote. Auto. Und die Sache ist ja unerklärlich. Scusate tanto, e lo porto via subito. Bring ihn gleich wieder fort und bitte um Entschuldigung. Tutto bagnato sei. Un gatto nella fontana, benedetto. Ma cosa ti ha fatto, eh? Sono venuto a trovare Cristina. Mamma mia. Adesso chiamiamo il signore impalato, eh? Con lui non ci voglio più stare. Cos'è successo? Sei scappato. Sì. Ma perché? Era cattivo. Sembrava tanto una brava persona. Un alpino, poi. Hai brividi, eh? È grave? Vedremo, vedremo. So, da bravo. Là. È fredda l'orecchia, eh? Respira. Sì. Ecco, così. Apri la bocca adesso. Io non le voglio le alicete, non le voglio. Che dice? Non so io. Oh, so, da bravo. Apri la boccuccia e di. Ah. Perbacco che tonsilla questo bambino. Mai visto niente di simile. Un cucchiaio, per favore. Potremmo accettare la vostra proposta? Proposta per il bimbo prodigio, qualora la ripartizione degli incassi... Eccolo! Eh no, eccolo. Io lei non la capisco, eh. Eh no, come... Eh no, lei mi lasci dire, io non la capisco. Ma scusi,
Dobbiamo debuttare domenica. Abbiamo mille cose da fare. Lei se ne va così, senza dire ne hai. E vai. Dorme. Dorme. Oh, bonsoir. Bonsoir. Beh? Ma come, commendatore? Io vengo da lei con un'idea. Magari ardita, ma che vale un milione e lei mi accoglie così. Di quale idea si tratta? Un'idea. Un'idea pubblicitaria. Diciamo che il bambino è scomparso. Che ne so io, è scappato. Ecco, insomma, rapito, non si trova più. Però. Giornali, radio, istituiamo un premio per chi lo trova. Oh, non è male affatto. Non è male. Che magnifico. E mi è venuta, io la butto là. No, una gran bella idea. È però illegale. Eh? È simulazione. Eh sì, perché quando si viene a sapere che non è vero, che Gigetto non è scomparso. Beh, per noi è scomparso. Ho capito. Ma dico, quando si scopre che non è vero... Beh, non si scopre. E come? Perché è vero. È scappato. Ma no. Dal teatro. Mannaggia, l'ho cercato dappertutto, in albergo, nella vecchia casa, dagli zii, dappertutto. Come non l'ho cercato dappertutto, non lo trovo. Come dice il signore? Non afferra. Alla questura! Telefoniamo alla questura! Telefoniamo alla questura, commendatore! Telefono io! Bravo, niente più febbre. Lo dicevo io. Hai fame? Ma sono già 3 giorni che non mangi, Benedetto, solo gelati. Ti fa male inghiottire? E allora bisogna mangiare, eh? Però non le alicette. Ma cosa sono queste benedette alicette? Con certi pescetti, i salati che mi dava sempre lo zio Baldo. Arati, alicette te manteneva quel benedetto uomo. Dice che fanno bene per cantare. Ma che cantare? Te dicomi, alla tua età. Alicette. E poi diceva che ti trattava bene. Adesso resti con la zia, eh? Così anche papà sarà più contento. Senti, cosa dirà lo zio Baldo? Cosa te ne importa? Se viene glielo dico io. Gigetto resta con me. Va bene? Oh, ciao, Christine. Tieni compagnia a Gigetto. Io intanto preparo una bella strega. Hai visto cosa ti ho portato? Buongiorno. Eh già, lo spettacolo è rinviato. Sì, se non ci sono novità lo faccio attaccare questa sera. Va bene. Notizie? Nulla. E le telefonate? Ho detto che le passino qui. Scusi, commendatore, mi firma questo mandato? Mi viene da piangere a me. Oh, maestro, le ho portato la lettera della commissione scolastica che lei si è dimenticato di firmare l'altro giorno. Levi un po'. Pronto? Questura centrale. L'hanno trovata. L'hanno trovata. Come 12? Ma no, è la metà, 12 anni. Sei, Gigetto, è piccolo così, piccolo. Che? La firma. Pronto? Sì. Chi è? Commissariato Monteverde. Commissariato. Dunque. No. E 9 di grandi li trovano? Li trovano grandi? Ma come no? Dica, sì. Che? L'hanno trovato. Sì, l'hanno trovato. Ma dica, dove? Dove? Dica, dove? Sì. Dove? Grazie. L'hanno trovato, sì. Dove dice, dove? È uno del consolato tedesco. Sì. L'hanno rapito. Dice che la zia sta col bambino. No, te, il bambino, ecco, la zia. Rosetta! Sì, sì. Non ci avevo pensato, Rosetta. Dove ha? Via delle Mura 121. Via delle Mura 121. Sì. Prendo la macchina. Sì. Ha detto sì. Sì. Ah, siamo a posto. Direttore, proceda. Lo spettacolo va in scena domani. Oddio. È la prova generale. Oggi, oggi, si fa oggi, la prova. Ehi, vieni qua. Mi arriva una lettera di niente alla commissione scolastica. Andiamo. Peter? Dobro jutro. Sono venuto per il piccolo, per le petit, l'enfant, le piccolo. E questo è un cabello enfant, le... Ah, c'è Rosetta là. Ah, grazie, non fa niente, Candy. Beh, ma che fai, piangi? Che credevi, che non l'ho ritrovato? Andò sta Gigetto? Non c'è più. Come non c'è più? Me l'hanno portato via. E chi l'ha portato via? Quegli altri zii, quel vecchio, quel ballerino. E tu gliel'hai dato? Ma cosa dovevo fare? Vieni qui con le guardie, con l'avvocato, con le carte, con le sentenze della Repubblica. Cosa dovevo fare io? Il costume da Rigoletto, quando lo mette? Fra poco, lo stanno stirando.
rinviate, qui me n'ha il sito. Gingetto! Più avanti e più profondo il corpo. Gingetto! Ma scalzone! Dov'è Gingetto? Dov'è Gingetto? Ma come? Dopo quello che ho fatto, ma scalzone, che lei è d'accordo? Ehi, è là! Ehi, è là! Ma che succede? Gigetto! Canta! Ma che stiamo scherzando? Ma che? Ma dov'è l'impresario? Garbi! Scusate, signori, un piccolo incidente, scusate. Fuori la voce, fuori! Egli è là! Ma cos'è questa storia? È un trucco ma riuscito. Non siamo mica alla televisione. Ma Garbi, questa è una truffa! Lo sento io, ma andiamo! Una popolata qualunque! Ma andiamocene che è meglio! Vi sta bene! Me l'avete voluto levare, Gigetto non canta più! È colpa sua, è lui che non lo fa più cantare. Sì, sì, sì. Gigi, ma che hai fatto? Sono stato male. Male? Come male? Male alla gola, il dottore mi ha messo un cucchiaio in bocca e mi ha tagliato. Fammi vedere, fa un po' vedere. Oddio, le tonsille, gli hanno tagliato le tonsille. Ma come? Il dito del profeta, volevate sfruttare un bambino, eh? Ma i bambini non si sfruttano, gli hanno tagliato le tonsille, adesso non canta più. Sono rovinato. E adesso che fate? Ve lo tenete così? Ecco il dito del profeta! Bravo, profeta! Bravo, 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 bravo! Avvocato. Buonasera. Chi sei tu? Bambino sconosciuto. Che cosa vuoi? Chi sei? Ma chi t'ha visto mai? Cammina, va. Voglio stare con te. Con me? E allora perché sei scappato via? Eh? E poi che sei, parente mio tu? C'hai 300 zii, va con loro, va. Con me. Guadagno abbiamo fatto, ah, proprio un bel guadagno. In galera dobbiamo andare, non c'è altro da fare, andiamo a trovare papà. Allora mi ci porto? Certo che ti ci porto, ma che credi, che papà sia peggio di noi? Almeno lui mangia, io nemmeno supplente sono. Avrei avuto un posto fisso con 13 mensilità se non gli avessi mandato quella letteraccia. Ma come mi è venuto in mente di mandare quella lettera a me? La lettera? La lettera, sono due ore che l'ho imbucata. Gigi, forse facciamo in tempo. Ferma, bambino, per cortesia, fermo un momento. Devo cercare la lente, la lente, la lente, la lente. Ma guarda, guarda, cerca la lente, la lente, cerca, Gigi, cerca. Cerca la lente, tranquilla, tranquilla, lenta. Eccola, eccola, Gigi, eccola la lettera. Questa non è la lettera che io avevo mandato alla scuola. Io sono maestro per questa lettera. Attenti, bambini, due in battere, due in levare. Do, do, do. Do, oh, oh, oh. Ah, due in battere, due in levare, re. Re, 20 anni ti ci vogliono per suonare il pianoforte a te. Fai un fa invece di un re e che il diamine, no? Due in battere, due in levare, re. Bravi. Mi c'è una persona che la desidera. Vengo subito. Buoni figlioli, buoni, torno subito. Buono per Dominici, buono. Vengo. Chi è? Ah, è lei. Io non so come ringraziarla, signor Maestro. E che vuole ringraziare? Mi ha dato un po' fastidio, Gigetto, al principio. Adesso è un bravo ragazzo, sa? Io venivo a salutarla perché partiamo. Ho trovato un buon lavoro a Milano, dove spero di rifarmi un'esistenza. Come partiamo? Eh sì, porto Gigetto con me. Eh no, non può portarlo. E come non posso portarlo? Eh no, deve finire l'anno scolastico, scusi, dove lo porta? Eh vabbè, io parto e Gigetto lo lascio qui. Perché quando era in prigione non l'ho tenuto. E poi io sono affezionata, ragazzo. Come se lo porta? Dove lo porta?
E va bene. Fino a giugno, però. Grazie. Ma vorrei che fosse lei a dirglielo. Sì, glielo dico io. Gigetto? Lo vede, sta suonando. Sta suonando. No. No, 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 no. Se lo porti via. Se lo porti via, a Milano, a Torino, al Polo Nord, se lo porti via, non lo voglio più vedere. È quello un mostro. È un mostro.